13:58, la salma di Enrico Berlinguer abbandona il reparto di rianimazione. Un furgone blu passa tra la gente, che piange, applaude. Intanto arrivano il segretario della Democrazia Cristiana, De Mita, ritorna ancora una volta Sandro Pertini. Il presidente è distrutto, dice solo: ho perso un figlio, un compagno, ma il suo esempio resterà. Alle 17:30, in una Padova tormentata dalla pioggia, parte il corteo funebre. La gente è sempre lì, non se ne va. Ora ci sono gli striscioni, le tute blu, i volti gonfi dal pianto. E sarà così per tutto il viaggio. A Mestre migliaia di persone, c'è tutta Marghera operaia e non solo Marghera. Si alza un grido, carico d'amore, di rabbia dolente: Enrico, Enrico. Tutti applaudono. Questo lungo serpente umano accompagna il segretario comunista fino all'aeroporto veneziano Marco Polo. Ma la gente è anche lì, assiepata dovunque, vuol seguire fino alla fine l'ultimo viaggio di Berlinguer. E l'ultimo viaggio inizia qui, sulla pista di questo aeroporto. Alle 19:30 circa l'aereo presidenziale inizia il decollo. Dopo un'ora arriverà a Roma con la salma di Enrico Berlinguer, il segretario del Partito Comunista Italiano. Ormai il corteo sta entrando. Non so se la regia è in grado di mostrare le corone, i corazzieri portano, stanno sistemando ai piedi del palco dove verrà sistemata tra poco la bara, alcune corone, tra cui quella del Capo dello Stato, di Sandro Pertini, che è arrivato qui 10 minuti fa, molto applaudito dalla folla. Enrico Berlinguer sta entrando con le bandiere del suo partito e delle istituzioni oggi presenti in Piazza San Giovanni al suono dell'inno nazionale. E la folla, ecco, vedete Pertini accanto ai presidenti della Camera del Senato, Iotti e Cossiga, al presidente del Consiglio Craxi ed altri uomini politici, che saluta l'ingresso di Berlinguer, mentre le note dell'inno del Partito Comunista, bandiera rossa, salutano l'ingresso del leader scomparso e migliaia di persone scandiscono l'inno con il pugno chiuso. Il ritratto di Berlinguer domina questa piazza, è un ritratto a ben vedere nel quale c'è tutto il carattere di Berlinguer, la sua timidezza, la sua fermezza, in qualche modo anche i suoi turbamenti e la sua serenità. Ecco i familiari di Berlinguer. Conoscete i figli di Berlinguer, ecco il fratello in primo piano sulla sinistra, la moglie di Berlinguer,
famiglia di Berlinguer ha vissuto questo profondo dolore in assoluta riservatezza e con grande dignità. I giornalisti e i fotografi hanno rispettato questo riservo e la famiglia di Berlinguer li ha ringraziati con un messaggio. Il feretro, come vedete, è arrivato. Adesso la bara di Berlinguer uscirà dal feretro per prendere posto ai piedi del grande palco. Momento di grande commozione, la folla saluta ancora di nuovo la bara di Enrico Berlinguer con delle grida, molti hanno il pugno alzato in segno di saluto. La bara viene sistemata ai piedi del palco, mentre avete visto in cima al palco hanno preso posto i familiari di Enrico Berlinguer. Vedete il palco con le più alte cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente delle due Camere, il Presidente della Corte Costituzionale, molti membri del Governo, molti ministri, i vertici della magistratura e delle forze armate. Sono presenti anche delegazioni dei partiti. La CGIL, la CISL e la UIL sono rappresentati al più alto livello. Vedete intanto i dirigenti del partito, di nuovo i familiari e poi verso sinistra di nuovo le delegazioni straniere. Vengono scanditi degli slogan politici, sono gli stessi slogan che hanno accolto alcune delegazioni, per esempio la delegazione democristiana. Alcuni qui sulla piazza applaudivano, altri fischiavano, altri scandivano appunto questi slogan del Partito Comunista, slogan tradizionali ormai. La stessa cosa è avvenuto quando è passata la delegazione socialista con De Michelis. Craxi invece è venuto qui sul palco con il Presidente della Repubblica, con Sandro Pertini. Compagni, cittadini, apre la manifestazione la compagna Nilde Iotti.
Perché per nome? Perché per tutto. Nome? È un modo di salutarlo come se fosse qui. Quant'è che lo state aspettando? Parecchio. Adesso che sta per stasera? Tutti lo chiamano per nome. Certo. Perché? Non mi sembra che ci sia bisogno di spiegare. Che cosa significa per voi questo momento? Si può dire. Si può dire. Perché per nome? Perché Enrico e non Berlinguer? Perché è più familiare, più intimo, più amico. Da dove viene lui? Da Lucca. Però non dobbiamo lasciarci... Non ti lasciare risucchiare, dai. Questa stima d'arte.